Io credo che qui, sulla Piano della Colata, sia il posto, il luogo più indicato per parlare di terrorismo. Cosa pensi qui, da questo Piano di Colata, sul terrorismo? Terrorismo, per quanto mio, è una cosa che ci dà addosso a tutti, insomma, è una cosa, non so come dire, lo sappiamo, insomma, ce ne sono tanti motivi. Qui noi senz'altro non pensiamo al terrorismo, non abbiamo quel problema, abbiamo da pensare al lavoro, che è un lavoro che ci ammazza per conto nostro, capito? Non so. Quindi non c'è tempo per il terrorismo qua? Per noi no, almeno, per me no. Terrorismo qui è difficile, che il terrorismo qui non c'è tempo. Neanche ci pensiamo, no, non c'è tempo. Che tempo cercandolo, ma non ci pensiamo neanche a fare quella attenzione, che siamo dei lavoratori, siamo degli operai. Difendiamo anche la classe operaia noi. Ecco, l'ultima cosa, secondo te il sindacato ha fatto quanto è sufficiente per battere il terrorismo? Se abbia fatto qualcosa per combattere il terrorismo? Io penso che non si può fare niente con le parole, col discorso. È che questo terrorismo qui, quando è iniziato, secondo me, no? Qualcuno aveva anche delle simpatie, perché avevano, insomma, come il rapimento di soci, diciamo. E invece poi hanno cominciato a fare le cose un po' diciamo grosse, no? Uccidere gente innocente e compagnia bella, che diciamo, insomma, non sicuramente sono contro la gente, non contro, che sono degli assassini. Terrorismo è contro la classe operaia, lo sappiamo per tanto. Ieri eravamo qua tutti in piazza per commemorare la figura di Guido Rossa, ed eravamo tutti contro il terrorismo. A 24 ore di distanza, con un'incursione agguerrita, abbiamo visto la macchina crivellata, hanno ucciso due poliziotti. La tua impressione a caldo, e che cosa pensi che il sindacato e la classe operaia in questo momento debba fare per fermare questa truce vendetta di coloro che vogliono lo sbando del paese? Ma così a caldo devo dire che innanzitutto, non so, mi prende al cuore una situazione di questo genere, anche perché purtroppo mi rendo conto che gli unici, e lo devo dire a malincuore, che rispondono a questi atti sono i lavoratori nel loro complesso, ma non ancora tutta abbastanza la gente. Per cosa dovrebbero fare a livello parlamentare, io ritengo che non occorrono leggi speciali come qualcheduno va invocando, ad esempio come il Movimento Sociale, che va gridando ai 220 che occorre la pena di morte. Io non mi trovo assolutamente d'accordo e invito la gente a riflettere attentamente su queste cose. Ad esempio, la pena di morte esiste in America, dove in America è il più alto tasso di violenza a livello mondiale. Io ritengo che oggi più che altro occorra intanto un coordinamento fra le forze dell'ordine preposte a combattere il terrorismo, più organico, in maniera più organica, al fine di sconfiggere realmente il terrorismo. Ritengo che quello che è successo oggi sia un fatto, una risposta, a mio modo di vedere, alla grossa manifestazione di popolo, la definisco, che abbiamo avuto ieri in piazza, e spero che questa sera la gente scenda nuovamente in piazza, anche se purtroppo scendere nelle piazze ormai non serve più. Comunque, chi dice non serve scioperare, non serve scendere in piazza, perché intanto quelli là non gli interessa niente, io a loro rispondo che invece è necessario scendere in piazza e discutere sempre di più sul terrorismo, non chiudersi nelle case come qualcheduno vuole fare, perché questo, a mio modo di vedere, il gioco del terrorismo è quello di chiuderci nelle case e non farci discutere. Ecco, voi lavorate all'Ansaldo di San Pier d'Arena. E proprio in questi giorni ci sono stati alcuni attentati, sono state bruciate delle macchine a un operaio, a un delegato e a un dirigente. C'è una ragione in tutto questo, una ragione specifica dell'Ansaldo? La reazione dei lavoratori dell'Ansaldo a questi attentati è stata immediata e, direi, ecco così, condannandola in prima istanza. Ma direi soprattutto che per l'Ansaldo non è una novità che questi atti terroristici avvengano, e non è altrettanto una novità che i lavoratori rispondano nell'immediato e
e con questa e con la forza con la quale hanno risposto. I lavoratori dell'Ansaldo ne vengono da una conoscenza, da un'esperienza storica tramandata dai lavoratori anziani, i quali hanno combattuto nella resistenza per difendere le istituzioni e la fabbrica, ed è stata appunto questa conoscenza, questa esperienza tramandata ai più giovani. Non c'è uno stacco, una separazione tra quelle che sono state le vecchie, ma pur sempre pratiche, diciamo così, conoscenze di quello che è la resistenza contro chiunque sia voglia destituire il paese. Ecco, ma se voi veniste a sapere, se voi venite a sapere o vedere, avete delle prove di qualcuno che, se non proprio terrorista, comunque fiancheggia, mette volantini, fa scritte, così, cioè, come vi comportate? Ma io penso prima che, cioè, si capitasse una situazione del genere a uno di noi, cioè come delegato, penso che prima di tutto c'è il rapporto che noi abbiamo quotidianamente con il Consiglio di Fabbrica, dove se darebbe queste informazioni, insieme al Consiglio di Fabbrica, si farebbe una denuncia. Cioè, perché oggi come oggi, cioè, non penso che serva una denuncia a livello individuale, sino la collettività che c'è all'interno di una fabbrica. Perché? Perché, cioè, quello che veramente Guido Rossa ci ha insegnato è stato anche quello, cioè, di avere coinvolto anche il Consiglio di Fabbrica, di aver portato avanti questa denuncia. Cioè, noi oggi come oggi, io a livello individuale, cioè, mi domando che cosa farei di fronte a un fatto del genere. Cioè, veramente mi rivolgo al Consiglio di Fabbrica, dove viene discusso che strada prendere per arrivare a una denuncia. Io non penso che sia soltanto una denuncia che la faccia il singolo Consiglio di Fabbrica dell'Ansaldo. Penso che sia una denuncia che dovrà essere presa anche a livello di federazione. Alla Magneti Marelli, fin dagli anni 70, all'inizio degli anni 70, c'è stata una presenza di terrorismo. Abbiamo avuto all'interno della fabbrica incendi anche di magazzini, che è costato alla Magneti Marelli direi parecchi miliardi, e fatti ne sono venuti un'infinità. Basta ricordare anche all'interno della fabbrica, ogni tanto veniva qualche incendio avveniva, e noi dovevamo correre dietro a chi era stato, e poi evidentemente abbiamo compreso che era una strategia che veniva avanti non solo a Viti Marelli, ma anche in altre fabbriche a Milano e a Torino e nel paese. Questi incendi si verificavano per lo più quando erano in corso delle vertenze? Perché poi portavano un elemento di divaricazione all'interno della lotta. Cioè, ai lavoratori gli davano l'impressione che le discussioni con il padronato si spostavano su quello che poi erano l'attacco terroristico, cioè portare i lavoratori non più a portare avanti le questioni singole dei ritmi, degli appelli, però farli discutere sul terrorismo, il che portava a lasciare un momentino la lotta, per cui magari si faceva anche un servizio al padrone in questo senso da parte di chi faceva questi attentati terroristici. Nuclei che hanno predicato e che predicano, e non solo che predicano, quel che è più importante, che operano, azioni armate, sono stati presenti, sono presenti anche in fabbrica. Ora io volevo chiedere, quale è la reazione operaia? Perché non credo che loro dicano direttamente lotta armata, usano parole d'ordine, appunto, di tipo parasindacale. Ora, qual è la reazione operaia? Qual è stata e qual è adesso? È cambiata? Che lo Stato abbia gli strumenti per intervenire rispetto a questi episodi di violenza, che si vada a stanare i terroristi dove nello spazio di cultura, dove possono operare, dove possono avere le omertà, e chiedono, questo è forse il fatto pericoloso, chiedono cose ultimative, che ne so, la pena di morte, queste cose qua. Cioè, se da un lato la risposta è sentita, dall'altro lato, se questi episodi di violenza dovessero continuare in questo modo, la difficoltà per lo Stato di intervenire
tra i lavoratori crea questo tipo di clima, di impotenza poi. Quale proposta si potrebbe fare? Noi come sindacato, come delegati, come lavoratori, per battere questo terrorismo in qualche maniera, per andare oltre le manifestazioni di solidarietà? Penso che non abbiamo altro noi. Cosa possiamo fare? L'unica cosa, mi sembra, lo dicevamo prima, la cosa più democratica, e credo che la maturità che hanno raggiunto i lavoratori di qualsiasi strato gerarchico che può essere in fabbrica, di riunirsi silenziosamente, come è stato proclamato lo sciopero alle ore 16, così siamo usciti in democrazia, senza far rumore, ci ritroviamo qua in silenzio, senza far baccano. Che cosa possiamo fare noi? Noi prendere le armi e saremo al loro stesso livello, no? Siamo qua, l'unica manifestazione che si può fare, democratica, vera, che uno può fare è questa. Cosa può fare? Lei è una domanda che l'ho già sentita tante altre volte, alla televisione, a seminari, eccetera, ma non si può dire altro. Cosa possiamo fare? Un libero cittadino che democraticamente cosa può fare? Più di uscire dal posto di lavoro e dire io non lavoro perché non mi sento di lavorare quando succedono di queste cose, cosa può fare? Non siamo noi che dobbiamo dire cosa dobbiamo fare, sono quei signori a Roma che dicono lo strato sociale, il più vero, il più sincero, il più reale, direi che sia del popolo italiano, quello che effettivamente lavora, che contribuisce, esce in piazza democraticamente in silenzio e dice io non lavoro. Non so, diciamo il padronato ne soffre, sono affari loro, sono loro che devono prendere coscienza. Noi più coscienti di così cosa possiamo fare? Siamo usciti, ci rimettiamo, ma coscienti di rimetterci un'ora, due ore, 50 ore, la PLM, di tutte le varie categorie di lavoratori, cosa dobbiamo fare? È una domanda questa che ha ragione a farla, però non c'è altro. Usciamo in silenzio e manifestiamo il nostro disappunto così, democraticamente, in silenzio, perché senza andare a rompere o fare, senza metterci al livello dei nostri figli, oltretutto. Dobbiamo salvaguardare i nostri figli, che attualmente ci troviamo in una situazione talmente caotica che non si sa più a che punto ci troveremo poi in futuro. Quindi qualcosa bisogna fare, se non altro dimostrare a tutti quanti il nostro sdegno. Cioè, sta di fatto che se qualcuno con gli ultimi tre attentati nella stessa fabbrica pensasse di aver impaurito quello che è il nostro lavoro giornaliero quotidiano e di informazione reciproca, di lavoro politico, e tutto, si è sbagliato. Anzi, noi continueremo in maggiore misura a far politica e di conseguenza anche a vigilare. Alcuni compagni ci dicevano, e continuano ancora a dircelo, 35 passa anni fa hanno vigilato, hanno salvato gli impianti del meccanico, hanno salvato dai nazifascisti. E oggi noi non siamo, anche se certo c'è separatezza fra, anche culturalmente, fra il modo di pensare dei giovani e dei meno giovani, non siamo comunque quella classe operaia che non ha fatto tesoro di questo patrimonio di lotta e di resistenza. Direi che, a mio avviso, in una certa misura è giusto la definizione che oggi è una nuova resistenza. Ai critici così esigenti che si interrogano rispetto a ogni momento di affievolimento, di certezza che possa essere determinato in fabbrica rispetto a questi problemi, io vorrei domandare, ma ecco, il ruolo degli altri gruppi sociali quale poi è stato? Voglio dire, il processo alle Brigate Rosse si sarebbe potuto svolgere a Torino senza la raccolta di centinaia di migliaia di firme e la mobilitazione corale dell'insieme dei lavoratori piemontesi. La presenza organizzata dei lavoratori di Milano intorno ai funerali della strage di Piazza Fontana non ha rappresentato un elemento di estremo valore rispetto ai tentativi che venivano fatti allora. L'impegno dei lavoratori del sindacato ha portato in questi ultimi tempi tutto il paese a lottare a fondo contro il terrorismo, perché si è capito che il terrorismo, la violenza, sono il nostro nemico numero uno. Ora, come siete arrivati a questa risposta? Attraverso quale dibattito? Abbiamo cercato di rispondere sostanzialmente cominciando a fare un ragionamento che era questo: è necessario
abbiamo detto allora, precisare l'analisi del terrorismo, non basta più dire che questi sono assassini e criminali, bisogna individuare qual è il fenomeno, quali sono le origini, le cause, le differenze che ci sono tra il vecchio terrorismo che essenzialmente era dentro la strategia dell'attenzione di chiara marca fascista e il nuovo terrorismo che emerge con gli anni 70, 71, 72. Abbiamo anche poi, come dire, tentato di rispondere a una domanda che oggi è più semplice, ma allora non era affatto semplice, cioè spesso anche nella sinistra, anche nel sindacato si diceva questi sono criminali, oppure questi, ci fermavamo lì, oppure questi sono giovani alla reazione. Ecco, noi siamo andati un po' più là, abbiamo tentato di andare un po' più là. Non solo sono nemici nostri perché giovano alla reazione, ma sono nemici nostri in quanto affermano analisi, metodi, pratica e propongono modelli che sono antagonisti ai nostri. E quindi sono antagonisti a noi, sono nemici nostri mortali, non solo perché giovano alla reazione e spingono a un clima di evoluzione politica e istituzionale, ma perché nelle loro analisi, nei loro modelli che propongono, in pratica esaltano valori, concezioni delle masse, dell'uomo, della lotta politica, del rapporto con la gente che sono antagonistiche alle nostre, che invece sono basate sulla democrazia, la partecipazione, il conflitto sociale e non il terrorismo politico, che sono basate su un concetto di società che non sono né i tribunali speciali né i plotoni di esecuzione. Che hanno fiducia nell'uomo e non nelle armi. Io lo conoscevo perché ero un compagno, ci siamo conosciuti, ci siamo visti parecchie volte in manifestazioni, a livello di partito, anche a livello sindacale, ero un compagno di quelli che... Non è che ce ne siano pochi, perché vedi, ce ne sono moltissimi compagni come Rossa. È toccata a lui, poteva toccare a un altro, perché quando sta gente che si dicono brigate rosse, ma anche per me potremmo benissimo, senza sbagliare, chiamarle brigate nere. Quando si mettono a sparare, colpiscono così. Poi hanno colpito lui perché? Perché ha avuto un momento quando ha denunciato quel postino delle brigate nere, diciamo. Quando lo ha denunciato, è diventato per loro un capro espiatorio, hanno voluto fare una prova per vedere se la città reagiva, se la classe operaia reagiva e in che modo. Questa è una dimostrazione che nessuno è con queste brigate nere che si dicono rosse. Dopo il fatto che Rossa aveva testimoniato contro quel postino delle brigate rosse, ecco, parecchi di noi lavoratori così, per un fatto che il fare la spia così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo, capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa, eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso, avevi ragione tu, scusaci tanto.